le voci sono sempre le stesse. Pensavo di paragonarlo a un libro dei sogni, ma questo libro di sogni mi sembra un libro della presa in giro, ma anche e soprattutto la certificazione dell'incapacità di questa amministrazione di amministrare. Sì, volevo sottolineare un concetto che ha introdotto il consigliere Ballabio, il patto di stabilità. Mi corregga l'assessore o il sindaco se sbaglio, ma se il palazzo comunale si fosse fatto e fossero stati spesi i soldi già stanziati e disponibili nei tempi previsti dai programmi che ha approvato quando si è insediato come sindaco, se si fossero spesi quei soldi negli anni successivi al 2007, 2008, 2009, 2010 e anche quest'anno e l'anno prossimo, l'amministrazione avrebbe ben più soldi a disposizione da spendere sempre per il patto di stabilità, perché il patto di stabilità fissa delle percentuali di minor spesa rispetto ad anni precedenti, ma se negli anni precedenti non sono stato capace di spendere i soldi che avevo a disposizione, certamente negli anni successivi non li avrò a disposizione. Quindi questo è il più grosso motivo per cui questa amministrazione si trova in queste difficoltà a poter far fede agli investimenti che almeno vorrebbe fare, visto che li scrive. Incapacità, dicevo. Addirittura ho visto che, e questo è il piano di investimenti che è a pagina 183 della relazione previsionale programmatica 2013-2015, addirittura per quest'anno è previsto, probabilmente è già stato fatto, di rimborsare un trasferimento statale di ben 660.000 euro che il Comune di Seregno aveva avuto per fare una palestra. Non si è stati capaci di fare la palestra e adesso restituiamo i soldi allo Stato. E credo che Seregno ne abbia bisogno di palestra. Io che vivo vicino anche alle associazioni sportive vedo la necessità di palestra che c'è in città. Non l'abbiamo fatta, restituiamo i soldi allo Stato, li avevamo in cassa, potevamo spenderli, non li abbiamo spesi. Grazie. Grazie consigliere Zanin. Ho in prenotazione con il primo intervento il consigliere Gioffre. Grazie. Prego consigliere. Grazie Presidente. Non so neanche come cominciare, in quanto ho sentito attentamente tutti quanti i colleghi consiglieri di minoranza, certamente contro a tutto quello che fa la maggioranza, come dice il mio buon amico Mauro Ballabio, nemico politico. Ma vorrei fare un discorso, non voglio entrare in merito né all'amministrazione, né alle commissioni di sicurezza, opere pubbliche, incapacità, come ha detto il collega Zanini, Case Pie Macalè, eccetera, e l'assessore Ciafaro. Vorrei fare un discorso un po' politico, non un po' politico. Io sono nato politicamente sotto due grandi nomi, grandi uomini d'onore e politici, Berlinguer e Almirante.
erano due veri uomini politici e uomini d'onore. Si combattevano in qualsiasi cosa, però facevano la vera politica per l'Italia. Guardiamo i nostri poveri due marò, dove sono ancora? Con questo governo di centrosinistra sono ancora là. La sinistra, comunque comanda la sinistra, governo Letta comanda la sinistra. Vabbè, è ovvio che a voi non va queste cose, perché appena vi si viene toccati saltate subito. È giusto quello che dicete voi, che dite voi, scusate. Quello che dite voi è tutto giusto. Se uno non è con voi è tutto sbagliato. Comunque, io giro per Seregno come tutti i colleghi di consiglieri. Sento la gente stanca, è stanca della destra, della sinistra, del centro, è stanca di tutto. Ci sarà qualcosa. Possibile che è sempre tutta colpa di chi governa? Non penso. Le cose calate dall'alto non si può dire no, non le faccio, si è obbligati a farle. Meditate, meditate gente. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Giotre. Io in prima battuta non vedo più nessuno prenotato per il primo intervento, pertanto passo la parola all'assessore Gianfranco Cetrone, prego. Grazie Presidente, allora, cercherò di rispondere alle domande che mi sono state poste. Al consigliere Amati, per quanto riguarda, lei mi ha chiesto per quanto riguarda la passerella, come mai questa passerella giustamente non era inserita nel PGT, perché non abbiamo mai firmato una convenzione con le ferrovie, perché comunque si è arrivati fino a qualche mese fa che bisognava fare la passerella, e ne avevo anche parlato in consiglio comunale qualche mese fa, quella che andava a scavalco delle ferrovie nord. Visto che comunque non eravamo d'accordo, abbiamo fatto incontrare io con i miei uffici le ferrovie nord con le ferrovie dello Stato, abbiamo chiesto alle ferrovie dello Stato di fare un'unica passerella che andava a scavalco delle due ferrovie, via Mottego e l'altra via Sanatelli, a spese delle ferrovie dello Stato, e i fondi delle ferrovie nord già stanziati andavano diciamo nelle casse delle ferrovie dello Stato. Al comune di Seregno spettava solamente uno studio di fattibilità del progetto. Questo era diciamo, il programma che si è convenuto verbalmente, ripeto verbalmente, perché comunque le ferrovie dello Stato, come tutti gli enti pubblici, potete immaginare che hanno i loro tempi, e praticamente a noi uno dei grossi dirigenti che è venuto direttamente da Roma ci aveva garantito e rassicurato per un sì. Poi, se vogliamo parlare dell'utilità, dell'utilità, il problema è un altro, consigliere Amati, che purtroppo quel passaggio a livello prima o poi verrà chiuso. Noi non abbiamo scelta, cioè loro ci indicano queste soluzioni, abbiamo anche proposto la soluzione che poi ha chiesto giustamente la consigliera Minotti, quella di fare un sottopasso, ma con uno studio di fattibilità non c'è spazio, non riescono assolutamente a progettarlo, per cui dovremo andare a scavare le ferrovie, anche se sappiamo perfettamente che le ferrovie ultimamente stanno cercando di non fare più sottopassi, ma stanno cercando di non scavalcarne, ma di fare sottopassi, però in quel punto purtroppo hanno delle problematiche tecniche e strutturali. Poi, per quanto riguarda invece la rotonda di Nazioni Unite, certo, è una rotonda che comunque anche noi sappiamo perfettamente che è utile, che serve, perché comunque
diciamo, tutti quelli che arrivano dal Meredo praticamente non riescono ad arrivare, non faranno più fino alla rotonda di via Luini e praticamente, sì, però farlo durante le ore di punta io posso garantire che comunque c'è coda. E poi c'è da dire che noi abbiamo cercato di farcela fare anche questa dalle Ferrovie dello Stato. E il problema è che comunque, avendo chiuso poi, quando saranno chiusi due passaggi a livello, compreso quello di San Giuseppe, molto probabilmente andremo a compensare solamente con la passerella. Mentre stiamo cercando di trattare con Pedemontana per quanto riguarda la rotonda delle Nazioni Unite. Anche perché praticamente loro negli oneri che ci saranno, stiamo cercando a scomputo di farci fare questa rotonda. Per quanto riguarda invece le opere verde compensative di Pedemontana, sono opere da realizzare invece in zona Meredo, con le risorse economiche che ci vengono conferite direttamente da loro. Diverse sono le opere appunto di compensazione direttamente realizzate da Pedemontana, previste sulla direttrice nord-sud in corrispondenza del confine che c'è tra Seregno e Meda. All'interno di tale opere rientra appunto la rotatoria di Einaudi Wagner in forma poi definitiva, quella che c'è sul confine tra Roma e Meda. Per quanto riguarda le scuole, così Ramati, so perfettamente la situazione delle scuole, la conosco perfettamente, sono stato anche 15 giorni fa e devo dire che la situazione comunque, non voglio usare magari gli aggettivi forti, ma comunque per un assessore entrare in quelle scuole e non poter poi realizzare ciò che vorrebbe o che avrebbe in mente, sicuramente è deplorevole, perché comunque ho visto la situazione delle facciate, io parlo delle facciate delle scuole Aldo Moro, dove sicuramente la situazione comincia a diventare un po' insostenibile, perché addirittura a volte non portano i bambini fuori in cortile e farli passare sotto le pareti perché hanno anche paura di qualche calcinaggio che possa accadere. Io per quello che posso fare, lo posso anche dire, ho tentato di parlare addirittura con Gelsia, perché comunque avevano fatto le opere dei pannelli solari sopra le scuole e ho chiesto se ci facevano quantomeno le facciate quelle più pericolose. Siamo in fase di trattativa, ma questo magari non esclude che riesca a farlo, però mi creda, io so perfettamente che la situazione non è rosea e anche questa delle tinteggiature. Io ho cercato, anzi ho ascoltato un comitato di genitori che sono venuti direttamente nell'ufficio e stiamo cercando insieme a loro di fargli fare a questo comitato la tinteggiatura quantomeno delle scuole, sto parlando delle scuole Aldo Moro e Andersen. Poi, per quanto riguarda la risposta al consigliere Minotti, per quanto riguarda le case di via Macallè, lei giustamente faceva riferimento a dei numeri, chiedeva sì, ma alla fine quanti appartamenti? Ecco, venendo al sodo, allora noi andremo, è vero che andremo a buttare giù le case di via Macallè per ritirarle su e da 35 passano a 39. Ho ricevuto 42 con relativi box, adesso loro hanno solamente posti per cui andremo a realizzare degli appartamenti completamente nuovi e in più ci rimangono 9 appartamenti, quelli che sono di via Pozzani, per cui 9 più 7 andremo a realizzare 16 appartamenti più i box, ma comunque sono appartamenti nuovi. Quello del sottopasso di Rogeretto che purtroppo non riescono a farlo. Ed ero poi i soldi, quello che diceva lei, mi confermo pienamente, ma io mi giro dalla mia destra sempre a guardare sia il mio collega assessore Vito Cortese,
potenza che non c'è il dottor Corrado di Stardi per quanto riguarda il capitolo strade, perché quella è più che una divisa, è una croce che ci stiamo portando dietro. So perfettamente anche la situazione delle strade e stiamo cercando sempre di rattoppare per adesso. Per quanto riguarda invece il consigliere Silva, mi chiedeva le aree, se sono dentro il capitolo, se sono le aree verde. No, il verde, quello è un capitolo a parte che lo troveremo però nel 2014. Per quanto riguarda invece, lei mi parlava della situazione della Corada, del Parco Corada. Il Parco Corada, purtroppo, vi voglio ricordare che a causa della forte nevicata, prima ha parlato del Corada, poi anche del Bellicino, a causa di una forte nevicata l'anno scorso e a causa anche di una bufera di vento che abbiamo avuto quest'estate, abbiamo parecchi alberi che sono pericolosi. Ci sono dei tratti che sono ancora chiusi. Io lì chiaramente non avendo più a capitolo soldi per le potature, sto facendo intervenire, come penso che chi frequenta il Parco Corale l'ha visto più volte, la protezione civile. E piano piano stanno cercando di mettere in sicurezza quantomeno tutto quello che c'è da sistemare. Certo, non è un lavoro di un giorno, questo lo so, è un lavoro che forse richiederà, penso, ancora un mese di tempo per rimetterlo, per cui è un lavoro che bisogna avere un po' di pazienza, anche se vi voglio ricordare che loro in quel momento fanno delle esercitazioni, non avendo poi neanche le attrezzature adatte, devono per prima cosa mettere in sicurezza loro stessi e mettere in sicurezza anche gli utenti che frequentano il parco. E qui noi siamo sempre a dire, cerchiamo un po' di comprensione sotto questo aspetto. Poi mi parlava il consigliere Silva, mi parlava delle attrezzature sportive. Io sto ancora aspettando da un'associazione sportiva, che poi sono gli utenti che frequentano queste attrezzature, che usano queste attrezzature, mi avevano chiesto se loro stessi potevano sistemarle. Gli abbiamo dato il nostro ok, a fronte però delle certificazioni che si facevano in Italia, un'azienda specializzata, e stiamo ancora aspettando, ma siamo quasi addirittura d'arrivo, alcuni documenti per poter confermare questo permesso, per poter mettere a posto, visto che comunque li usano loro stessi. Consigliere Ballavio, anche lei ha ragione per quanto riguarda la commissione, visto che comunque c'era il presidente Trezzi, che è dimissionario, adesso cercherò il presidente anziano e convocheremo sì, dimissionari, per cui cercherò chi è il presidente anziano e vedremo di convocare la prima commissione utile. Poi per quanto riguarda l'ultimo, il consigliere Zanin, ha parlato 10 minuti, ma sinceramente non ho capito che domanda abbia fatto, ma non so neanche se mi abbia fatto la domanda, visto e considerato che ha letto tutto ciò che c'era scritto e continuava a dire incapaci, presa in giro, per cui non credo che possa rispondere a ciò che è scritto, perché lo so perfettamente ciò che è scritto. Grazie. Grazie Assessore. Do la parola al Sindaco del Ciclo Mariani, prego. Sì, grazie Sottosegretario. Ho subito le domande. Non la vedevo da qua. Dipendo da lei, però siccome cominciamo da lei, e sono stato sollecitato sul Q16, ero tentato di non intervenire, così non mi aveva la possibilità. Perché ovviamente immagino, come d'abitudine, che il mio intervento a fronte delle vostre domande non vi farà cambiare idea, però intervengo sapendo di non riuscire a farvi cambiare idea, però giustamente per esplicitare la mia posizione, e ovviamente quando parlo di mia posizione parlo dell'amministrazione, perché questo
giochino semplicistico di far passare la battaglia del Cruseggi come se fosse una cattiveria, un accanimento dell'attuale sindaco contro il precedente sindaco per distruggere una cosa e farne un'altra, mi sembra di averlo ampiamente dimostrato nel corso di questi anni. Vado Arando, visto che poi tutti i consiglieri che sono intervenuti meno male hanno toccato la questione del Cruseggi, se si fosse fatto, se non si fosse fatto il palazzo, dice, con i se non si raggiunge mai nulla, però mi aggrego anch'io al discorso dei se. E allora dico, se lei, Amati, Ballardio e la Presidente dell'amministrazione, se avesse avuto il coraggio di non firmare il contratto con un'azienda che, lo ripeto ancora una volta, ha ampiamente dimostrato col senno dei poi di non essere all'altezza non solo di non fare il palazzo, di non fare il buco, ricordo le condizioni in cui versa il parcheggio, che non c'entra niente con la scelta del palazzo o meno, no? Perché almeno su quello penso che ne siamo tutti d'accordo. Una società che aveva meno di 10 dipendenti, dico aveva perché poi è stata dichiarata fallita nel corso del tempo, e non potete dare almeno questo per colpa mia e dell'amministrazione, come si poteva pensare di poter far realizzare un palazzo comunale con dei parcheggi ad una società che arriva da 1000 chilometri dal nostro territorio con 10 dipendenti. Tale società aveva altri 4 altri cantieri, e non cantieri di una casetta, cantieri a Serino di 16 milioni di euro, a Siracusa, in Liguria e via dicendo. Guardo ovviamente a quella parte perché chiedo alla mia sinistra, perché chiedo conforto all'ingegnerico che annuncia. Quindi se la Presidente dell'amministrazione fosse stata un pochino lungimirante, non sulla scelta o meno di fare il palazzo, ma di dire aspetta, non firmo il giorno prima di andarmi nel contratto, lascio la patata bollente all'amministrazione che arriva dopo. Questo se non è stato fatto, e da lì ognuno di noi poi ne tragga le conseguenze. Ribadisco che se non avessimo modificato il progetto, oggi non ci troveremmo una parte del buco, come dice la consigliere Minotti, ma ci troveremmo dei plinti armati e non finiti con uno scheletro in mezzo alla città, perché quell'azienda che ha realizzato le fondamenta storiche non era sicuramente in grado di realizzare un palazzo, o peggio ancora, se avesse realizzato un palazzo oggi saremmo lì a ristrutturarlo. E questo basta vedere le opere che hanno eseguito. Non erano in grado di eseguirle, ma tutti i giorni venite a dirmi il parcheggio versa in pessime condizioni, la pavimentazione di Piazza Liberazione sta saltando, la pavimentazione all'interno del Cruseggi, che non è cavabile perché la parte lì ancora chiusa, sta saltando. Quindi sto parlando di pavimentazione, di interventi orizzontali. Figuriamoci di un palazzo in cristallo con determinate tipologie di intervento. Quindi, col senno di poi, dico, nonostante il disagio che è innegabile che stiamo dando alla città, è meglio, perché almeno non si vede il disastro, perché altrimenti avremmo avuto in verticale anziché in orizzontale. Quindi bisogna anche vedere queste cose. Poi è altamente semplicistico dire basta andare a vedere cosa ha fatto la commissione. La commissione si è centrata sul fatto di dire ha deciso tutto il sindaco ha fatto quello che ha voluto, guarda che disastro che ha combinato. Questa è la sostanza di quello che è uscito da una commissione di indagine che questa amministrazione ha concesso, perché la precedente amministrazione non ha concesso nessun tipo di commissione di indagine chiesta, sottoscritta dalla precedente opposizione, che è durata invece che 2 mesi, 1 anno e 1 mese, che addirittura poi, prima ancora della discussione in Consiglio Comunale, tanto era vostro interesse, quindi qui mi rivolgo al PD, risolvere il problema, che prima della discussione avete depositato un esposto alla Procura della Repubblica. Io sono 8 anni, gli uffici sono 8 anni, che lavorano in pendenze di esposte, di segnalazioni, fatti a priori. Quindi l'ambiente in cui lavoriamo è questo, non è quello di far finire i lavori, è quello di cercare qualcosa che non va nell'operato per l'amministrazione per bloccare il tutto. Questo è innegabile, perché come sono lì da vedere i lavori non fatti mal eseguiti, dall'altra ci sono i comportamenti
politici. E l'altra cosa che mi fa sorridere, ma è sempre così, perché qualsiasi cosa dico faccia è non condivisa dall'opposizione, quindi se io scelgo la strada A mi si dice no, scelgo la strada A, devi scegliere la strada Z. Allora la volta dopo scelgo la strada Z e no, la strada Z non va bene, devi prendere un'altra. Dico questo perché, e qui Amanti cosa ho detto, la lascio amareggiare. Io non le credo. E anche quando, io forse lo seguo, l'altra sera ho detto che mi ha chiamato Viscardi alle 8.30, io alle 8.30 non sono mai andato a dormire neanche all'elementare, quindi non è che mi sveglia. Andavo forse dopo il carosello che finiva alle 21, per richiamare il discorso dell'altra sera. Io non credo che la lascio amareggiata perché nulla può amareggiare. Oh, forse le sue origini democristiane tradiscono questa mia colpa, ma non è assolutamente così. Cioè la lascio amareggiata che non è stato io tutto. Allora, se non parlo del plus 16, lei ha amareggiato che non parlo del plus 16. Se dico che il plus 16 deve essere terminato, lei ha amareggiato che dico che il plus 16 deve essere terminato. Io so cosa devo fare, devo dimettermi. No. E qui io la vedrei sorridente invece che amareggiato. Invece secondo me lei è più sexy e interessante quando è amareggiato. E quindi per la sua carriera da Latin lover sul nostro territorio io la preferisco vedere così amareggiata. Permetto, scusatemi questa battuta su un argomento così serio e rientro perché l'ha presa come battuta anche il fatto suo che lei fosse amareggiato di questa situazione. Rientrando invece nell'ambito della discussione della serietà, è ovvio che dobbiamo terminare questo cantiere ed è ovvio che nelle somme messe a disposizione c'è una larga parte, credo circa il 50%, di opere di ripristino per lavori mal eseguiti. E quindi noi dobbiamo terminare i lavori, noi dobbiamo rincaricare il professionista, fare una gara d'appalto, molto probabilmente tutto questo iter non vedrà la luce all'interno del 31 dicembre, ma sicuramente nei primi mesi dell'anno. Ma questo ci permetterà di avere i soldi a disposizione, di assegnare i lavori e soprattutto di poter pagare all'interno delle more del patto di stabilità i fornitori. Perché voi dovete sapere anche che una parte dei problemi avuti con l'impresa sono stati il fatto che abbiamo sempre dovuto arrivare al limite del tempo per i pagamenti. Quindi non è una scelta scellerata, perché se il lavoro devo finirlo, devo finirlo. Quindi questa sera, se avessi messo l'ultimazione del plus 16, che per le opposizioni è sempre stato il più grave problema di questa amministrazione, il più grave problema della città, l'avessi messo al terzo posto, lei sarebbe detto, sono molto amareggiato, perché è il primo problema. Quindi questo per dire che qualsiasi cosa l'amministrazione in carica che il sottoscritto faccia o dica ovviamente vi trova in disaccordo. Certo è che questa situazione non è una cosa positiva non tanto per l'amministrazione ma per la città, perché è ovvio che se le opere vengono finite vengono utilizzate. Non è vero che non sappiamo cosa fare di questa opera, perché altrimenti non avremmo deciso di farla e sicuramente all'interno del bilancio non si può dire cosa facciamo dell'opera. Tant'è, e voi lo sapete meglio di me perché conoscete il territorio, le numerose associazioni del territorio, abbiamo le associazioni presenti sul territorio in attesa che quest'opera venga ultimata, consolidata, inaugurata e utilizzata dalle stesse associazioni, perché io sono e la mia amministrazione siamo estremamente convinti che sarà un punto di rilancio del nostro territorio sotto l'aspetto culturale, musicale, ricreativo e quale polo attrattivo, perché potrà essere utilizzato non solo dalle associazioni ma da chi poi lo gestirà in collaborazione con l'amministrazione comunale o con quello che ne uscirà dai prossimi accordi. Quindi non è vero, e io sono sicuro che sarete in prima fila a verificare quanto da me detto. Ovviamente sul discorso del PCT convengo con voi. Non avremmo dovuto curarci dei ben pensanti ex leghisti che hanno tanto fatto rumore, non tanto in questo Consiglio Comunale, fuori. E questa è la capacità di alcune persone che non sanno fare la politica. Non c'entrano niente con la politica. Perché
come avete visto, non sono mai intervenuto sui giornali, tutte le dichiarazioni le faccio all'interno del consiglio, perché ritengo che le scelte politiche vengano anche contro negative, debbano essere fatte all'interno di questo consiglio. Poi ogni partito politico ha le sue beghe, mi sembra che da queste parti Scelta Civica sia partita forse col Mauro Ballario, no? Mi sembra che eravate insieme, poi vi siete divisi, lei è venuto qui, avete spiegato le motivazioni, altre persone che mi hanno accompagnato in questi 8 anni non hanno avuto lo stesso coraggio, lo stesso rispetto, non tanto nei miei confronti, che io sono continuamente calpestato da chiunque, quindi poco importa, è la figura del sindaco che è il parafulmine di tutti i mali, non di tutti i beni, perché se va male sono stato io, se va male, se va male siamo stati bravissimi tutti. In questo ne sono estremamente conscio, come ne era conscio il Gigi Pia. Ma la realtà è che poi bisogna avere il coraggio e la volontà e il rispetto degli altri nel confronto. Perché io una cosa che devo alle opposizioni, ci siamo sempre accapigliati, ci accapigliamo sempre, però perlomeno ci siamo dice qui e poi la stessa cosa la tenere, ma perché poi dopo mi avete regalato niente. Però perlomeno c'è un'onestà intellettuale. Poi una cosa che non condivido sono gli esposti, secondo me inutili, che sono costati all'amministrazione comunale, ai cittadini, tanti soldi, perché ricordo per i crusedi, se bene ricordarlo, che fin dal nostro insediamento sono stati fatti esposti alla Corte dei Conti, sono stati fatti esposti all'autorità della vigilanza sui lavori pubblici, sono stati fatti esposti alla Corte Europea, un esposto alla Procura della Repubblica fuori lo scorso anno, quindi non mi avete regalato nulla, non che mi dobbiate regalare qualcosa, però tutte indicazioni che sono state verificate e sono state chiuse, perché è stato fatto l'esposto fino a se stesso, è stata aperta una procedura, sono state fatte delle verifiche e non è, e scusatemi, non voglio mancare rispetto alla commissione del Consiglio Comunale, fatta da consiglieri che con buona creanza e in ottima fede vanno a vedere i documenti e fanno una relazione politica secondo il loro modo di sentire. Stiamo parlando di Procura della Repubblica, Corte dei Conti, Corte Europea e attività di vigilanza sui lavori pubblici, che hanno certificato che l'operato dell'amministrazione è stato corretto. Poi il risultato è quello lì, in funzione dell'impresa che abbiamo trovato, in funzione delle problematicità che ci sono state e che hanno portato, e qui vi dico, dovevate non firmare il contratto capendo che tipo di azienda avevamo a che fare proprio per la piccolezza, che aveva più avvocati che dipendenti, perché queste aziende sono delle riserviste. E riserviste non è un termine calcistico, sta nella storia di tutti questi cantieri, che su un cantiere di 2, 3, 4, 10, 15, 20 mila euro si riesce a fare riserve del 50, 60, 70%, perché viene fatto uno sconto esagerato, vincono con questo sconto e dopo da qualche parte i soldi devono recuperarli, perché non è possibile che vinca un'azienda che arriva da Bari, faccia il 20-30% di sconto, prenda la manodopera qui perché la manodopera non ce l'ha e faccia dei prezzi inferiori rispetto alle aziende del nostro territorio, dove recuperano il guadagno, o facendo male i lavori o chiedendo le riserve. Nel nostro caso è facendo male i lavori e chiedendo le riserve. Queste riserve abnormi, per cui non dovrebbero farmi dormire la notte, e uno non dorme la notte se ha coscienza sporca, e io la coscienza sporca non me la sento, perché sono convinto di aver operato nel rispetto delle leggi io e i tecnici e gli assessori che sono qui con me. Tutte queste riserve sono state non solo contestate, ma confutate una per una, sono entrate nel merito, sia la commissione di collaudo e da tutti i tecnici, tra l'altro un inciso, tutti questi esposti, perché io ho contestato voi? Perché tutti i tecnici che hanno seguito l'operato dell'amministrazione sono stati nominati dalla parte politica che mi ha fatto tutte le denunce, direzione lavori, impresa che troviamo, direzione lavori, progettista, commissione di collaudo, che è lui, che è, no, 10 persone, che è l'ultima organo tecnico che verifica tutto quanto. Quindi c'era già un controllo superiore nominato da un'amministrazione di
centro-sinistra, anzi di sinistra, non so, per con tutte le frecce di questa linea democratica che oggi non so se c'è ancora. Quindi c'era già una specie, un controllo e non fatto da persone di buona volontà, da persone di buona volontà ma tecnici che hanno certificato che il lavoro è stato mal eseguito ed è lì che deve essere fatto. Quindi ovviamente salto la battuta di che cosa ne vuole fare l'assessore Ciafrone dei soldi del comune, perché ovviamente i soldi messi in bilancio servono per finire l'opera. Il consigliere Zanin non ve ne voglia, ma lei dice sempre a farmi cadere le braccia. Io la palestra di 24 marzo, di via 8 marzo, e qui il mio ex assessore Caiani che ha vissuto con me e con l'amministrazione sia precedente per attuare questo enorme disagio, dove noi abbiamo ereditato un progetto della presente amministrazione faraonico, c'era ancora il segretario Stufano, questo glielo dico per memoria, credo può saperlo, quindi sto parlando del 2005, c'era un progetto faraonico di non so se 6-8 milioni di euro, 8 milioni di circa 8 milioni di euro che per fare una palestra enorme con un centro sportivo, un centro benessere, un grosso progetto, non si è riuscito neppure a partorire perché non c'era nessuno che poteva partecipare. Abbiamo ridotto, e ripeto, all'epoca fu seguito anche dall'assessore allo sport, oggi il consigliere Caiani, non che voglia un conforto, ma sono dati alla mano. Abbiamo cercato di ridurre il progetto per far sì che il privato potesse partecipare alla costruzione e poi alla successiva gestione, per dare gli spazi pubblici alle nostre scuole e alle società sportive, perché certo che ne abbiamo necessità. Poi si riuscì a fare arrivare dei soldi a Sereno tramite l'interessamento di parlamentari del centrodestra, perché voi sapete che poi ogni parlamentare cerca di fare l'interesse del territorio, quindi di fare arrivare questi soldi. Abbiamo fatto il progetto, abbiamo discusso con le scuole la progettualità, gli spazi e la disposizione. Dopo il progetto è disponibile, c'è anche via Sant'Ambrogio che ha seguito, se volete, delle lucidazioni più importanti. Siamo andati alle scuole, poi col patto di stabilità ci ha bloccato la costruzione delle opere. Non il consenso, non l'incapacità mia dell'amministrazione, quindi mi fa cadere le braccia, non l'incapacità del precedente assessore, no, la volontà di tutti c'è. Non la presa in giro dei cittadini, la presa in giro è questo patto di stabilità che lei tutte le volte continua a chiedere. Lei da quando è qui non ha fatto una proposta intellegibile su cosa posso fare in alternativa. Dovete volare alto, potevate dire andate a perseguire i cittadini che non pagano, fate questa commissione qui, fate una proposta dove si dice prendi i soldi da qui e spostali di là, che lei ha tutta la facoltà, perché non è che è all'opposizione, deve solo fare lavoro di controllo e di verifica di quello che facciamo. L'hanno, è stato eletto anche per portare avanti il suo programma elettorale, quindi mi dici non fare questa opera, oppure i soldi, i 2-3 milioni di euro che ti servono, li recuperi facendo questa cosa. No, faccia oltre le critiche anche una proposta, visto che lei continua a sollecitarmi, e quindi io dico, e questo è un modo vergognoso suo di fare la politica del suo partito, di continuare a dire si poteva fare, si poteva dire, poi si poteva fare, si poteva dire, sono bravissimo anch'io. Allora gli posso dire, se il Gigi Perico, la precedente amministrazione, non avesse fatto 29 varianti urbanistiche l'altra volta, avremmo ancora più verde e avremmo un sacco di soldi disponibili. Si può dire tutto, ma non ho detto che non si poteva fare in alternativa. E io ho cercato di farlo col palazzo comunale perché, ripeto, a nostro avviso non serviva, e evito la discussione di tutti questi anni. Io però la invito per il futuro, poi faccia quello che vuole. Io non mi sono mai permesso, però se continuo su questa linea continuerò. Per me è lei che prende in giro i cittadini di Sereno. Venite qui facendo la sparata per andare con la fotina sul giornale e finisce lì. Noi non stiamo facendo così. Noi possiamo magari sbagliare nella gestione, fare una gestione errata, perché noi abbiamo in mente un programma e abbiamo in mente di fare determinate opere nell'interesse dei cittadini e in armonia con il nostro programma elettorale, che tra l'altro è quello di non fare il palazzo comunale e di realizzare un'altra questione. Quindi non è che a un certo giorno ci siamo svegliati, l'abbiamo detto chiaramente, l'abbiamo ribadito sia nel primo che nel secondo mandato, e anche nel secondo mandato la gente ci ha votato. Quindi è vero che è un problema, ma è un problema per la parte della città e non per tutta la città, perché ogni quartiere ha 10.000 problemi. Però la prego, poi faccia come vi dire. Io, i miei assessori,
ogni sera, ovviamente non intervengono per questioni di tempo, perché poi la maggioranza, come succede sempre, cerca di intervenire su, non facendo le polemiche, perché altrimenti non si fa parte della maggioranza, però nessuno di noi è qui a prendere in giro nessuno, perché purtroppo, e l'abbiamo dimostrato con i ponti, ci sono dei vincoli ben precisi. Poi ci sono delle scelte politiche che possono essere discusse, non condivise, e meno male che non sono condivise, perché altrimenti lei farebbe parte di Forza Nuova e non del partito che lei rappresenta, perché lei ha una sua identità, ha una sua ideologia ed ha un suo programma politico, e questa è la varietà del Consiglio Comunale. Però io non mi sono mai permesso di attaccarla personalmente, però sono stanco. Sono stanco perché lei ingiustamente, su qualsiasi cosa che riguarda il sottoscritto e che riguarda i miei assessori, continua a dire che prendiamo in giro i cittadini. Non prendiamo in giro nessuno, perché sono io, i miei assessori, che andiamo in giro tutti i giorni con i corsi di maggioranza a dire cosa non va, non lei. E non si prende nessuna responsabilità, viene qui e spara. Quindi io mi sono permesso di attaccare sul fatto che non posso tollerare, personalmente, poi lei lo fa ciò che vuole, ovviamente, la parola prendere in giro i miei cittadini che mi abbiano votato, non mi abbiano votato perché rappresento questa città. Posso aver sbagliato a fare determinate scelte secondo il suo modo di vedere, ma si fa tutto alla luce del sole e nella perfetta trasparenza. Poi, ritornando nel campo del sé e concreto, certo che non avrei fatto queste scelte se avessi saputo che nel corso di questi anni ci fosse stata l'introduzione del patto di stabilità di questi vincoli allucinanti. Io l'ho già detto l'altra sera e rifaccio la stessa battuta, anche se stiamo parlando dei soldi dei cittadini, e non è vero. Il primo bilancio del 2005, e l'ho detto la sera che c'è stato, che si è insediato il consigliere Leoni ed era assessore all'epoca, quando si faceva il bilancio sembrava il monopoli per chi come me si apprestava a fare e l'amministrazione ad amministrare una città, dove ci si trovava a fare un bilancio di 55 milioni di euro e caso ci si trovava lì a dire: aspi, servono per le strade 1 milione di euro, ma togli il disarmario al verde che poi magari durante l'anno ne vediamo 500 mila. Perché si poteva fare queste cose? Le opere pubbliche, quanto speso la precedente amministrazione in opere pubbliche? Ma perché li aveva? Cioè io dico, non è che siamo qua dei pazzi che non tappiamo le strade, non lo facciamo il terremoto, non apriamo il parco 25 aprile. Io ho vergogna, io come sindaco ho vergogna ad arrivare in piazza Roma e incontrare i cittadini, le mamme con le carrozzine, che mi guardano e mi dicono: ma è della Lega, non apre il giardino perché va dentro le extracomunitarie. No, perché è girata anche questa volta. No, che ci sono dentro le badanti, malattino, ci sono assassini che girano sul nostro territorio. E quindi ovviamente questa è una battuta, ma veramente mi dicono queste cose. Ma perché non possiamo spendere 14.000 euro per sistemare un giardino? O perché non riusciamo a sistemare il veliero che l'ufficio tecnico ci ha suggerito di buttarlo via? Abbiamo dei falegnami che ci hanno detto: ma ci mettiamo insieme per sistemarlo, e stiamo cercando la modalità di coinvolgere con la copertura assicurativa per cercare di sistemarlo. E questo non è il Crusedici, la scelta scellerata, il non amministrato, il bando dei parcheggi. Questi sono dati oggettivi alla mano, ma e non sono dati oggettivi del Comune di Sede, non è sempre il fatto di voler scaricare la colpa su altri, è la realtà dei fatti. Poi il vostro attacco è: potevano essere spesi meglio, si poteva finire prima il palazzo e forse avremmo avuto dei soldi a disposizione. No, perché tanto non avremmo comunque potuto spenderli, punto. Anche se non avesse fatto niente, risparmiato tutti i soldi, invece di avere quasi 6 milioni di euro di residui e di avanzi, magari avremmo avuto 20-30 milioni e non avremmo fatto niente. Quindi ci troviamo in una situazione kafkiana. Grazie signor sindaco. Pertanto, quindi chiuso il primo intervento sul punto 1.343, io faccio una domanda ai consiglieri. Se possiamo congedare la dottoressa Rosi dal consiglio comunale, quindi il revisore di conti, dottoressa Rosi. Quindi ringraziamo la dottoressa Rosi per la partecipazione, augurandole un buon
buon ritorno, ecco, soprattutto. Bene, invito i consiglieri comunali a prenotarsi per il secondo intervento. Vi ricordo che avete 5 minuti di tempo a disposizione ciascuno, per ciascun consigliere, prego. Prego, consigliere Amati. Cerco di interpretare psicologicamente i 25 minuti in cui il sindaco ci ha ricordato la storia del Crusedici. Magari mi sbaglio, però comprendo che se questa fosse una delle ragioni, o la sola ragione, le darei almeno la comprensione politica. Deve essere difficile, ma glielo dico con franchezza, deve essere difficile arrivare alla fine del secondo mandato con la piazza ancora in quello stato. Credo che sia un elemento, non dico di sconfitta politica, perché lei, non potendo più fare il sindaco, terzo mandato, sceglierà altre strade, quelle che riterrà più opportuno, quello che la fortuna le consentirà di praticare, se saranno politiche. Però sicuramente credo che a livello anche umano, credo che sia una sconfitta. E questa, tra le tante ragioni che mi sono date, mi sembra la ragione più plausibile per questo intervento sul Crusedici. La ragione più plausibile perché lei va a fare un intervento di 3 milioni e mezzo per opere di ripristino di una piazza e di parti di edifici fabbricati sui quali pendono profondi contenziosi. Se a maggior ragione fosse vero che la ditta è stata inadempiente e incapace, io non riesco a comprendere la ragione per cui io, che sono nel diritto, vado a mettere 3 milioni e mezzo per riparare i danni altrui. Questo me lo deve spiegare. Per cui, e allora vede che torniamo alla ragione precedente, e da questo punto di vista io penso che il Crusedici sia stata comunque una sconfitta per certi aspetti per tutta la città, su in particolare perché la patata bollente si è trovata lei. Però di fatto è una sconfitta politica amministrativa, perché comunque 7-8 anni sono davvero tanti, anche per un'opera giudicata da qualcuno un tempo faraonica. Però credo che sia forse il caso di ammettere la sconfitta, di attendere la sistemazione dei diversi contenziosi e quindi di utilizzare questi 3 milioni e mezzo per altre cose. Non lo finiremo mai, può darsi che la ditta possa essere anche, io non so bene i percorsi avviati, però io dico quello che io forse avrei fatto, non lo so, o magari non avrei fatto se fossi stato sindaco, avrei fatto come lei. Faccio finta adesso di essere come lei sapendo che non lo sono. E quindi io questi 3 milioni e mezzo li avrei disposti diversamente. O avrei speso meno comunque, arrivando cioè ad una sistemazione, magari non definitiva, però che possa dare la speranza di un'ulteriore definizione successiva, e avrei sistemato il parco 25 aprile, le strade, i passaggi pedonali illuminati, non so, dico tante altre cose, avrei acquisito le piccole aree di verde ancora di proprietà privata della Corada, avrei sistemato, sono idee, tanto per dire che magari l'opposizione non ha idee, io avrei fatto questa cosa, avrei sistemato una manutenzione ordinaria che avrebbe reso, a mio parere, tutta la città un po' più tranquilla, avrei ulteriormente adeguato il parco della Corada ai bisogni. Ecco, questa è la ragione vera, perché sono partito dal Crusedici e finisco con Crusedici, per dire che questo piano
triennale delle opere pubbliche, francamente mi sembra invotabile. Ma pare che il concetto sia più che andiamo alla Grazie consigliere Amati, sempre per il secondo intervento. Non vedo iscritti più nessuno dei consiglieri. Quindi apro immediatamente la fase delle dichiarazioni di voto. Prego consiglieri, con la dichiarazione di voto. Volevo chiedere la verifica del numero legale. No, adesso sta rimando il numero legale, però cioè, noi quattro un numero legale. Invito i consiglieri a prenotarsi per la dichiarazione di voto del punto 1.343. Non vedo più nessun consigliere neanche iscritto per la dichiarazione. Prego, consigliere Silva, prego. Grazie Presidente. Nel dichiarare l'ovvio voto contrario del Partito Democratico alla delibera, esprimo ancora un po' di amarezza per aver sentito ancora le stesse cose. Sembra che ormai il sindaco può mettere sul disco, registrarsi una volta e rispondere sempre con la solita cantilena. Cantilena senza offendere nessuno. Spero prossimamente magari di avere delle risposte un po' più concrete. Per esempio oggi su Crusedici si poteva parlare anche appunto nel concretizzare questa volontà di conclusione, piuttosto che essere un po' più terra a terra nel dare le risposte e meno ribadire tutte queste problematiche che ormai sono chiare e che sono anche il vostro compito e la vostra responsabilità dell'essere amministratori, quello del conviverci, del cercare di risolvere. Grazie consigliere Silva, sempre dichiarazione di voto sul punto 1.343, il consigliere Pietro Amati, prego consigliere. Sì, è solo per lasciare a verbale la contrarietà della posizione mia pensa come messo questo punto, e soltanto per aggiungere in coda che naturalmente io non ho ripreso la storia del Crusedici, cioè del fatto che il contratto, però anche questo devo lasciarlo detto, che il contratto non è stato firmato da parte politica ma da Gigi Greco qui presente, dal loro segretario Stefano, perché altrimenti non me lo voglio dire Greco, però i contratti non sono firmati dai politici, quindi come? Allora anche tutti i miei dopo li ha firmati Greco il segretario. Infatti, quindi allora, io ho scavato una soluzione. Una soluzione. Allora la colpa di tutto è di Greco del segretario che ha firmato tutti i quali dopo. La colpa, non esiste nessuna colpa, esistono degli atti di legge a cui bisogna contemperare. Una volta fatta assegnata la ditta dopo la gara d'appalto, è necessario che il segretario comunale, dopo credo 90 giorni, non so che cosa, e il dirigente dei lavori pubblici firmino il contratto. Dura adesso. 7 mesi. Poi può essere modificato. Comunque, tanto per dire che io credo che nei prossimi 20-30 anni, se qualcuno dovesse scrivere la storia di Serenio, credo che su Crusedici questo volume avrà veramente una parte consistente. Grazie consigliere Pietro Amati, sempre in dichiarazione di voto sul punto 1.343, consigliere comunale Marco Gaiani, prego. Grazie Presidente. Non volevo intervenire, ma visto che la discussione del punto è andata un po' su Crusedici, mi ci sento dentro che
poco coinvolto perché facevo parte di questa amministrazione comunale, e noi come lista civica a suo tempo, e non so quale c'era, non palazzo comunale. Però devo dire, ragione è vero, che se quel Crusedici non fosse stato firmato l'accordo con l'impresa, quel problema qui credo non ci sarebbe. Perché subito è risultato che l'impresa era incapace di poter costruire l'edificio in cui l'appalto. Cioè, di mestiere faccio l'architetto, quello che faccio l'altro mestiere, e l'ho sempre detto che era meglio mandare a casa, subito. Poi tutta la burocrazia in particolare c'è. E condivido perfettamente l'opinione del signor sindaco. Se oggi, anziché avere una piazza non finita, avremmo voluto veramente uno scheletro di un palazzo non finito, che sarebbe stato molto molto peggio di quello che vediamo oggi. No. Quindi credo che la nostra responsabilità di questo fatto è proprio un fatto di contenuto, che non è questione di scelta poi costruttiva di un tipo di quell'altro. È un fatto che a un certo punto, giustamente, bastava non firmare il contratto con questa impresa. Bastava edificare questa impresa qui, non era la stessa di fare questo compagliato. Oggi siamo qui a discutere, era meglio il palazzo, era meglio invece quello che si è fatto, così via. No? Quindi io no. Devo dire su Crusedici, nonostante tutte le varie perplessità, la scelta politica del, nostro, del mio gruppo è stata quella di non realizzare il palazzo comunale. E quindi abbiamo collaborato per non farlo realizzare. Dall'altra parte poi, visto che sono stato un po' coinvolto come ex assessore allo sport, devo dire che la palestra di 4 marzo non è stata realizzata per veramente il carattere veramente di reperimento di fitti di quattrini. No. Abbiamo trovato una situazione, il nostro insediamento allora, no? su questa posizione, quello che giustamente ha anticipato il signor sindaco prima, che ha detto. C'era un progetto, un mega progetto di circa 8-10 milioni di euro, no? Con il discorso di Project Finance che per tutto da mettere, il risultato finale non mi ha trovato nessuno. E me ne dispiace che però purtroppo perdiamo questi 600.000 euro. Che abbiamo tentato fino all'ultimo, è giusto, di non perderli, inventando cose strane per vedere di riuscire a realizzare l'opera. Credo che l'opera sia pronta, no? Manca anche il progetto esecutivo, no? Approvato. Quindi l'opera è pronta, purtroppo però con tutte le belle intenzioni, le buone intenzioni, non siamo dei quadrini, proviamo un po' questi termini. Riguardando invece così faccio una chiusura veloce invece su questo argomento, che stiamo andando ad approvare. Condivido molto quanto detto dalla consigliera Minotti, e quella della grande conservazione del patrimonio che c'è. Cioè, prima giustamente adesso potrà servire veramente la passerella che va da una parte all'altra, non so, però la priorità principale, secondo il mio avviso, è quella del mantenimento. Perché poi, se lasciamo andare cose, no, giusto, lasciate andare, poi non c'è più mantenimento delle opere, devo andare a ristrutturare, quindi con costi eccessivi e corre così via. Quindi credo che questa amministrazione deve dare una grande attenzione a mantenere quello che c'è, prima di andare a avventurarsi in opere nuove che però sono scelte di carattere politico e solo questa amministrazione comunale potrà decidere le proprie priorità e quindi prendersi quindi le relative responsabilità. Grazie. Grazie consigliere Cagliani, sempre in dichiarazione di voto sul punto 1.343, consigliere Giuseppina Minotti, prego consigliere. Sì, grazie, la Federazione della Sinistra vota contro questa delibera, voglio solo fare una postilla se mi permette il sindaco, mi ha lasciato molto amareggiato lo stile dimesso e quasi provo, quasi a chiedere scusa all'assessore
dell'assessore Ciafrone che allargando le braccia dice più di così non riesco a fare, perché quando il sindaco risponde dicendo le stesse cose però lo fa con una certa veemenza e quindi ha tutto lo stile, invece l'atteggiamento prono, diverso, quasi distrutto con cui ha parlato l'assessore Ciafrone mi ha lasciato un doppio amaro in bocca, l'amaro per quelle cose che ho detto prima e che non ho e che non ho per niente apprezzato, e l'amaro per lo stile rassegnato che mi preoccupa, insomma, dell'assessore Ciafrone. Ostile, chiudo, ostile. Grazie consigliere Minotti. Introduzione. Sempre dichiarazioni di voto, il consigliere comunale Andrea Cattaneo. Prego consigliere. Grazie Presidente. Per quanto riguarda il mio gruppo politico, dichiariamo di essere favorevoli Grazie consigliere Cattaneo. Sempre in dichiarazione di voto, sul punto 1.343, consigliere Zanin. Prego. Grazie Presidente. Sono veramente soddisfatto perché finalmente evidentemente sono riuscito a stimolare il sindaco tanto ad avere almeno una risposta alla domanda che nemmeno l'assessore Ciafrone aveva capito, invece il sindaco la porta e mi ha dato una risposta che mi ha soddisfatto, confermata anche dal consigliere Cagliari. Per quanto riguarda le proposte, non è vero che dalle minoranze non arrivano proposte, e anche da me, perché ad esempio lei viene sottovalutato il recupero dell'evasione fiscale. In Italia è certificato che ci sono 160 miliardi di euro di evasione fiscale, quindi c'è un fondo, un pozzo pieno di soldi, che per scelta politica fino ad ora non si è voluto attingere a questo pozzo pieno di soldi. Mi ha fatto piacere la notazione del dottor Viscardi di ieri, mi ha detto che per l'anno prossimo almeno sono in previsione 20.000 euro, e questo vuol dire che c'è almeno un inizio, vuol dire che verrà almeno messa in moto una macchina, una struttura per poter lavorare in questo senso. Quindi non è vero che proposte non le vengono. Poi il costruttivo deve farlo principalmente chi governa, perché se dobbiamo essere nell'opposizione a dare le idee, dopo noi ci teniamo per cosa governiamo noi. No? Comunque il mio voto sarà decisamente contrario. Grazie consigliere Zanin. Sempre in dichiarazione di voto, sul punto 1.343, ho il consigliere comunale Ruggeri della Lega Nord. Prego consigliere. Anche noi consiglieri comunali della Lega Nord siamo d'accordo al punto 1.343. Grazie consigliere Ruggeri. Pertanto non ho più nessun consigliere e neanche più gruppo in dichiarazione di voto, quindi passo immediatamente alla votazione del punto 1.343. Invito gli scrutatori a prendere visione della votazione e a fare attenzione. Pertanto, metto in votazione il punto 1.343, approvazione programma opere pubbliche triennio 2013-2015 ed elenco annuale 2013. Chi è favorevole? Voti favorevoli, chi è contrario? Sei voti contrari, chi si astiene? Un astenuto. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? 14 favorevoli, contrari?
6 voti contrari, voti astenuti, un voto astenuto, quindi è infruttuosa la votazione per eliminata esecutività. Quindi secondo programma io vado ad introdurre il punto 1.344, bilancio di previsione per l'esercizio 2013, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. Io faccio introdurre il punto dall'assessore Vito Potenza. Prego. Prego. Non mi sembra che siano passati 7 giorni dalla presentazione del bilancio del quello di mi dà un minuto consigliere Ballabio. Scusatemi consiglieri, vi prendo un minuto per ragionare sulla questione, scusate. Va bene consiglieri, allora pertanto il punto 1.344 verrà introdotto nella serata in prosecuzione in Consiglio Comunale domani alle ore 21. Sono le ore 23.41, dichiaro il chiuso. Invito i consiglieri comunali alla massima puntualità domani.